tiene un video su 2000 metri ed eccoci qua a parlare di questa distanza. In questo video vediamo come possiamo allenarci e prepararci per i 2000 metri e vediamo anche come correre in gara. Questo video è soprattutto dedicato a chi inizia a correre, a chi deve preparare i 2000 metri magari per passare un test. Innanzitutto dobbiamo dire che 2000 metri sono una gara con un'alta componente aerobica, quindi nel nostro allenamento, nella nostra preparazione, la componente aerobica deve avere assolutamente priorità. Parliamo dell'80-85% di componente aerobica nella gara dei 2000 metri. Quindi il mio primo consiglio è dedicare almeno 60-70% del tempo che dedichi all'allenamento al lavoro aerobico, prettamente al fondo lento. Quindi fare almeno il 60-70% dei chilometri totali che fai in una settimana, dedicarli al fondo lento, che correremo intorno al 20-25% più lento di quello che è il tuo ritmo gara. Quindi se corri 2000 metri in 10 minuti, correremo il fondo lento intorno ai 6 minuti 10. La distanza più consona quando facciamo fondo lento per preparare i 2000 metri sono gli 8 fino ai 10 chilometri. E al fondo lento dedicheremo almeno una, anche due sessioni di allenamento alla settimana. Se vuoi preparare bene i 2000 metri devi almeno allenarti 4 volte alla settimana, meglio 5 e anche ancora meglio 6 volte alla settimana. Un'altra componente importante se vuoi preparare bene i 2000 metri è sicuramente la velocità, quindi almeno una volta ogni 2 settimane, ogni 10-15 giorni ti consiglio di inserire un allenamento di velocità. Quindi seriamo distanze dagli 80, 100, 120 metri e facciamo delle ripetute. Il recupero lo teniamo relativamente basso, quindi possiamo fare un recupero di 45 secondi, un minuto, fino a massimo di 90 secondi e utilizzare distanze appunto dagli 80 fino ai 150 metri. Un esempio, possiamo fare 2x10 per 80 metri, recuperando un minuto tra gli 80 metri e 3 minuti tra le serie. E gli 80 metri vanno fatti un 15-20% più veloci del ritmo gara. Il volume totale di allenamento di velocità deve essere tra i 1000 e i 1600 metri. Altri allenamenti importanti sono sicuramente fare ripetute a ritmo gara, ripetute dai 200 fino ai 400-500 metri, con un totale di 2000-3000 metri. Quindi esempi, possiamo fare 10x200 metri con 2 minuti di recupero a ritmo gara, come anche l'8x300 metri con 2 minuti e mezzo di recupero. La cosa che vedrai, più ti alleni, più ti verranno facili queste prove, più probabilmente poi migliorerai poi il tuo tempo nei 2000 metri, quindi dovrai fare queste prove più veloce, recupererai più in fretta. Quindi il mio consiglio è anche di diminuire quello che è il recupero, fino ad arrivare a recuperare un minuto tra i 10x200 e i 90 secondi tra gli 8x300 metri. Il volume che andremo a raggiungere in questi allenamenti va dai 2000 fino ai 2400-2600 metri. Molto importanti sono anche delle ripetute più lunghe, quindi dai 500 fino anche ai 1000 metri, in cui andremo leggermente più lenti del ritmo gara, quindi con 10% fino al 15%. Il volume totale qui sicuramente può essere maggiore, quindi andiamo dai 3000 fino anche ai 4000 metri, e i recuperi vanno dai 2-3 fino anche ai 6 minuti. Esempio, possiamo fare 10 volte 400 metri con 2 minuti di recupero. Ottimo anche il 1000 metri, in cui andiamo a ritmo gara, prendiamo 6 minuti, facciamo un 800 metri sempre a ritmo gara, prendiamo 5 minuti di recupero, facciamo un 600 metri, prendiamo 4 minuti di recupero, facciamo un 400 metri, poi prendiamo 3 minuti di recupero e facciamo i 200 metri. Probabilmente più scendi, più le prove potranno venirti leggermente più veloci. L'importante è finire bene l'allenamento. Sicuramente un'altra componente molto importante è la forza, quindi il mio consiglio è di inserire sicuramente delle salite dai 100, 200, anche fino ai 300 metri, con un volume totale di lavoro intorno ai 2000-2600 metri. I recuperi ti consiglio di tenerli bassi, quindi siamo intorno ai 3 minuti, 4 minuti, quindi giusto il tempo di tornare al punto di partenza per poi ripartire. Ottimi sicuramente inserire dei gradoni, ancora meglio se li fai prima di fare le salite. Puoi sicuramente anche inserire del fatre, come anche dell'interval training, nel tuo programma allenamento. Importante sicuramente per correre bene i 2000 metri, per risparmiare energie, per correre sciolti, è sicuramente imparare a correre. Quindi il mio consiglio è di puntare sicuramente ad imparare a correre, quindi fare sempre esercizi di tecnica di corsa, come anche guardare gare di atletica per vedere un po' come corrono. L'importante è sicuramente correre sciolti, imparare a stare alti.
la cosa molto importante è che devi sempre guardare dritto, mai guardare per terra, si guarda dritti, cerca di stare bene dietro con le spalle, cerca di spingere bene con il piede e l'obiettivo è quello di spingere poi bene con la gamba. Importantissimi sono i piedi, quindi almeno una volta a settimana, anche due, anche tre, inserisci degli esercizi per rinforzare i piedi e per migliorare quella che è la mobilità dei piedi. Vedrai che solo facendo anche solo questi esercizi, rinforzando i piedi, poi ti sentirai più leggero e riuscirai a spingere meglio. E da qui, se riesci a spingere bene con i piedi, è chiaro che riuscirai a essere più veloce e i tuoi tempi miglioreranno a vista d'occhio. Quindi tecnica e piedi sono due cose che sicuramente devi tenere conto nella tua preparazione. Andiamo a vedere come possiamo correre 2000 metri in modo da ottimizzare quelle che sono la distribuzione delle nostre energie. Importante sicuramente partire decisi, quindi quello che ti consiglio, i primi 300-400 metri, quindi intorno al primo giro, devi partire leggermente più veloce di quello che poi è il tuo ritmo gara. Quindi mettiamo a caso che tu debba fare correre i 10.000 in 10 minuti, quindi a 30 secondi ogni 100 metri, il primo giro dovresti correrlo mediamente in 2 minuti. Ecco, in questo caso il primo giro ti consiglio di correre in 1 minuto 50, 1 minuto e 52. Quindi finito il primo giro ti devi stabilizzare. Quello che è importante è che devi correre sciolto, quindi guardi davanti, spingi bene con i piedi e cerchi di risparmiare energia. E il ritmo che devi tenere è quello del tuo ritmo gara, quindi magari leggermente anche un attimino più tranquillo. Parliamo di un secondo, due secondi, tre secondi a giro. Se riesci a fare questo, probabilmente alla fine della gara, quindi al quinto giro, ti sentirai bene ed è qui che devi cominciare poi a spingere. Ancora meglio cominciare a spingere negli ultimi 500 metri. Mi raccomando, quello che è importante, i cambi di ritmo vanno fatti in modo regolare, quindi quando decidi di cambiare ritmo lo cambi nel giro di 20, 30, 40 metri, quindi aumenti l'intensità del 1, 2, 3, 4%, dipende dalle energie che ti rimangono, e vai avanti. Quindi ai 500 metri aumenti un attimino, ai 400 metri dici ok adesso vado, arrivati ai 300 metri ti sentirai bene, qui ormai la gara è finita, quindi bisogna dare tutto quello che si ha, quindi bisogna raschiare da quello che è il serbatoio e lì ricominci ad aumentare la velocità. Arrivati a questo punto bisogna poi tirare fuori tutto quello che si ha e correre poi il più velocemente possibile. La cosa importante anche qui è comunque cercare comunque di correre sciolti e avere sempre una tecnica poi ottimale. Io mi auguro di averti dato qualche consiglio che ti sia utile per superare poi il test, devi fare un test per migliorare le tue prestazioni se vuoi correre per diletto. Se hai domande da farmi lasciami pure un commento qua sotto oppure mandami una mail, la mia mail è runfast@fastandfit.info. Io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!